just let us escape and fly away tonight.
Grazie a Dio sta andando bene, è la mia prima prova, ce la sto mettendo tutta, non ho ambizioni, soprattutto voglio arrivare, spero di farcela, arrivare al podio stasera e che dirvi, in bocca al lupo per me e spero di farcela.
Esatto, vai, vai Margherita. Ancora la scuderia di casa. Vogliamo sentire forte l'applauso per Ilenia. 33esimi assoluti, 13esimi di gruppo, secondi di classe, Leonardo Palombieri, Ilenia Piccinino. Ilenia, vogliamo dare prima a te l'onore della parola, perché vogliamo sentire la tua voce e la voce dei navigatori. Quasi finita la mia voce, veramente. Non ho più niente. No, vabbè, comunque è andata tutta bene, tutto bene. La sua prima gara, l'importante era arrivare qui, ce l'abbiamo fatta. Ok. Io da questa parte invece ho Leonardo. Qualche considerazione volevo chiedere, volevo far parlare Ilenia perché ho avuto una richiesta specifica di far parlare Ilenia, quindi volevo chiederti qualcosa. Ormai questo è l'argomento principe di queste due giornate, il tempo, che è stato momentaneamente impietoso, poi buono, però è riuscito ad influire moltissimo, immagino soprattutto sulle prove più dure, quelle notturne. No, vabbè, alla fine era solamente un po' umido quando si saliva su a monte, però è andato tutto bene, tutto a posto. E allora, è davvero di poche parole, adesso... però siamo riusciti. È il momento di Leonardo invece, con cui invece facciamo un po' il punto tecnico su come è andato. Beh, tutto sommato, primissima gara in assoluto, è un mondo nuovo, sono divertito, nessuna ambizione, va benissimo così, sono super contento. Percorsi mozzafiato, eh? Sì, veramente, e poi c'è la macchinina, la bella pandina che va bene per tutti. Voglio ringraziare i piloti Sipontini, Trotella e tutti coloro che mi hanno aiutato a, come dire, questo sogno diventare realtà. Benissimo, grazie a Leonardo Palombieri e Ilenia Piccinino, loro prendono la coppa di secondi di classe, 33esimi assoluti e 13esimi di gruppo a bordo di questa Fiat Panda per i piloti Sipontini. Vai, lei, non è a casa, no.